Buonasera a tutti, eccoci qua dopo tanto tempo, ci rivediamo nel canale del NARC. Immagino che l'attesa di rivederci, in realtà qua siamo per presentare un corso di Astra Yacht, come avevate già immagino visto. Approfitterei un attimo prima per fare un po' il punto della situazione, per salutarvi tutti, armatori e non, equipaggi. Per fare il punto, appunto, dicevo, della situazione per quanto riguarda il NARC. Quest'anno è stato un anno molto difficile, molto complicato, ma il NARC c'era, c'è stato e ci sarà sempre. Per cui quello che abbiamo fatto l'avete visto, i webinar, nel primo momento in cui si è potuto andare in mare, abbiamo fatto degli allenamenti di Evolution Pro, appunto, del NARC con i professionisti che hanno fatto veramente un bel lavoro, a detta di chi ha partecipato. E cosa dire? 2021 sarà un momento anche difficile, lo sappiamo già, visto un po' quello che non si sa ancora di come saremo a livello pandemico, per cui non si sa bene cosa succederà. E in più tutto il calendario importante dell'ORC avverrà un po' in Tirreno, per cui il campionato italiano e il campionato europeo sono tutto dall'altra parte. Ma noi ci saremo, noi ci inventeremo qualche situazione, inventeremo sicuramente le regate, saranno le stesse che erano in programmazione nel 2020. Siamo riusciti a mettere tutte come nazionali, per cui se ci fosse anche il problema del pandemico, appunto, riusciremmo comunque probabilmente a effettuare lo stesso, perché essendo nel calendario nazionale si potranno fare. Ecco, questo era rapidamente una delle notizie che volevo trasmettervi, e ora io direi di passare alla presentazione del corso vero e proprio. E qui chiamerei ovviamente tutti i partecipanti a questa serata. Alessandro Alberti, adesso lo mettiamo in video, eccolo qua. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Direi che cominci a presentarti, poi facciamo entrare gli altri, ognuno si presenta autonomamente. Cosa dici? Ok. D'accordo. Allora, come c'è scritto sotto, sono Alessandro Alberti, ho 53 anni. Ho iniziato la carriera velica nel modo più tradizionale, partendo dagli Otemis, poi le derive, poi i monotipi. Poi le barche cabinate offshore fino a Maxi Supermax. Nel mio percorso ho praticamente regatato in tutti i ruoli. Ovviamente, man mano che saliva il livello, i ruoli più ambiti, più importanti erano presi da grossi professionisti di nome. Quindi mi sono trovato a un certo punto della mia carriera a poter sviluppare il ruolo che per quella volta era nuovo, era quasi sconosciuto nelle regate normali, che era del navigatore. Nel 99 ho fatto la mia prima esperienza come navigatore a bordo del Maxi Open, scusa, dell'Open 60 Shining, poi ho proseguito sul Maxi di Metra e da lì praticamente sono ormai 20 anni che faccio questo ruolo su tutte le barche, su tutte le regate nel Mediterraneo e anche in giro per il mondo, con, devo dire, grosse soddisfazioni personali. Bene, Grazie. passiamo al prossimo protagonista, Lorenzo Bodini. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, contento insomma, di essere qua. La mia storia velica, insomma, è cominciata con le derive. Sono riuscito a fare, mi sono dedicato a una campagna olimpica partecipando ai giochi di Sydney. Da quel momento ho cominciato poi l'esperienza sulle barche d'altura, con cui regato tutt'oggi, dai 20 piedi fino ai supermaxi, ottenendo ottimi risultati un po' in tutte le competizioni, dall'altura ai campionati del mondo, ai campionati europei, italiani e vari trofei. Diciamo, la chiave di questi risultati è stata un'applicazione di un metodo sempre molto scientifico e sistematico, in modo da poter, insomma, non credo tanto solo nella sensazione, mi piace dare un numero alle sensazioni, per
per questo motivo mi piace navigare con i numeri, per questo con Alberto, con Alessandro ho avuto tantissima esperienza avendolo come navigatore, abbiamo imparato diciamo proprio a cercare di dare sempre un riassunto statistico di tutto quello che succede in modo da poterlo replicare e poter avere delle buone analisi. Bene, ora passiamo a Cossutti, che lo troviamo qua, eccolo qua. Buonasera Maurizio. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Sono Maurizio Cossutti, di mestiere progettista di imbarcazioni, e diciamo che la nostra attività si aspetta sia nella progettazione di imbarcazioni nuove che, come molti sapranno, sull'ottimizzazione di imbarcazioni esistenti. E, ahimè, non posso vantare lo stesso curriculum velico degli altri partecipanti di questa sera, però quella di seguire un po' e di confrontare i numeri e le prestazioni della barca rilevandole in navigazione, cercandole di interpretare, è stata un'esigenza che ho sempre sentito da quando si cominciavano a tirare giù i numeri col block notes dagli strumenti, cercando di capire quale poteva essere le prestazioni migliori, fino adesso dove abbiamo a disposizione degli strumenti decisamente più evoluti e più affidabili, di quali avremo modo di parlare durante le varie lezioni. Bene, inseriamo anche l'ultimo ospite, no, ultimo solo in ordine alfabetico, ovviamente Alberto De Ghis. Ciao, buonasera a tutti, grazie al NAR finalmente si riparla di vela, dopo abbiamo messo le barche a terra o legate in banchina, purtroppo non si naviga. Però finalmente si riparla di vela. Da 47 anni che navigo a vela e negli ultimi 25 l'ho fatto in maniera professionale, passando su barche di varie dimensioni e cercando sempre di ottenere le massime performance dalle barche dove navigavo. C'è sempre la domanda, ma noi stiamo sfruttando veramente la nostra barca al 100%? Se sì, abbiamo dei dati corretti dal quale possiamo attingere, quindi questo è stato il mio percorso, che grazie a Maurizio, che grazie a molte volte sono confrontato con Lorenzo piuttosto che con Alessandro, abbiamo sempre cercato di guardare a migliorare la barca, e questo corso secondo me vi aiuterà. Bene, io direi di iniziare. Parliamo di partenza, parliamo con Bodini, parliamo con Leghista. Sì, inizio io per dirvi appunto come nell'introduzione, nella presentazione della mia persona voleva essere più che altro un'introduzione anche al corso, perché tutte le nostre imbarcazioni d'altura abbiamo delle strumentazioni molto sofisticate dalle quali possiamo ottenere moltissime informazioni. Il navigatore sta diventando sempre più importante, poi vi assicuro che più grande la barca è più importante è avere le informazioni dal nostro navigatore. Vi spiegheremo quali sono le cose che vorremmo sapere da lui, comunque in questa fase noi andiamo a vedere quello che succede in fase di prepartenza. Dobbiamo naturalmente avere il navigatore deve avere la responsabilità di analizzare la situazione del vento in quel momento, se è conforme a quelle che erano le previsioni del giorno prima, in modo di capire se ci troviamo nelle situazioni che ci aspettiamo di avere. Ci sono altre informazioni molto utili, perché avere il trim giusto della barca è una delle cose fondamentali, specialmente nella prima parte di regata, dove mettere la prua davanti all'altro ti cambia completamente la regata. Quindi avere l'andamento del vento, quindi una registrazione precedente, e sapere il setting preciso che dovremmo avere dalla barca, i giri di strallo, la pressione dell'albero. E tutto questo poi è condito da se siamo stati in grado di pingare, quindi prendere i rilevamenti della barca giuria piuttosto che della boa, ad avere
delle idee della zona di partenza dove dovremmo cominciare a pensare l'approccio a navigare, ma poi ovviamente arriva il momento che suona la tromba, ci sono i 5 minuti, segnale di avviso, e qui passo la parola a Lorenzo che vi spiegherà tutto quello che così d'inizio si può avere. Allora, siamo diciamo al segnale di avviso, faccio una piccola premessa, ecco, lo scopo di questo corso che andiamo a presentare è proprio di cercare di far capire a chi usa i numeri della barca, a chi usa la navigazione che viene sempre più usata, anche a livello diciamo dilettantistico amatoriale, perché insomma un pochino piace a tutti vedere le performance della propria barca. Ecco, quello che noi cercheremo di andare a far capire, oltre che a usare al meglio questi software che ormai insomma tantissimi usano, e come usarlo con il tattico, secondo le richieste del tattico, che quindi è importantissimo creare questo canale di comunicazione molto preciso tra tattico e navigatore. Ecco, io in questa veste cercherò proprio di insegnare a chi usa gli strumenti, uno, a come usare gli strumenti, e due, appunto, a dare le risposte che ogni momento si vengono a chiedere. Qui abbiamo l'esempio della partenza, abbiamo un esempio di una partenza ai massimi livelli di OITP, dove l'uso dell'elettronica rappresenta veramente il 90%, ecco, diciamo, di tutta la procedura. Ecco, rispetto a partenze in cui siamo abituati a vedere più spesso, si vede che gli ITP mediamente navigano tutti sempre nella massima velocità, si creano dei trenini, li vediamo sempre tutti allineati, in cui il tattico cerca, insieme al timoniere, cerca di vedere un possibile posizionamento sulla linea, dopo attraverso la velocità data dalle polari, data dalle distanze che abbiamo preso dalla linea, costruisce il timing perfetto per non partire senza quasi mai rallentare la barca. È un po' come se guardate queste riprese che stiamo vedendo, sono sempre tutti molto paralleli, vedete, non abbiamo mai barche tutte da una parte, o una di qua, una di là, cosa che è un po' più frequente vedere nelle nostre flotte. Quello che appunto serve avere la navigazione serve proprio per avere sempre la barca alla massima velocità, e lo scopo è, oltre che a partire nel modo corretto, lo scopo è quello di non essere mai fermi, perché quando una barca ferma è soggetta all'attacco di qualsiasi altro, arriva una barca da dietro e diciamo in gergo ci parcheggia, ecco. Quello è una cosa che non succede mai con le barche che usano la navigazione, perché sia, ecco, qui vediamo il momento dello start, ecco, il grande vantaggio di usare bene i numeri della parte della navigazione è proprio di arrivare col timing giusto, quindi senza, questa è la mia filosofia, di non rallentare, dover mai essere troppo fermi con la barca, in modo da essere sempre noi ad aggredire la partenza e non farsi aggredire dagli altri. A questo punto siamo allo zero, vediamo la partenza e partiamo, diciamo, alla fase successiva, la slide dopo, e vediamo come usare i numeri del navigatore nelle fasi dopo. Allora, vabbè, abbiamo parlato dell'avere sempre una gestione della partenza ottimale, appunto qui sarà l'abilità di usare i dati che il navigatore ci dà, e anche qui il navigatore dovrà imparare, e questo è un altro scopo del corso, a capire che numeri dare al tattico, perché in partenza andrà dato tantissimo tempo da bruciare e tempo alla linea, distanza, e l'abilità poi del navigatore, e qui c'è proprio della gestione della strumentazione, è vedere che ci sia coerenza tra i numeri mostrati dal computer e la realtà. Cosa significa? Che l'abilità del navigatore è vedere se in quelle condizioni di vento, e quindi controllando un po' tutto quello che sta succedendo, se i numeri sono reali o sono troppo veloci o sono troppo lenti. E questo è proprio un'ulteriore cosa che cercheremo con Alessandro di approfondire durante il corso, perché ripeto,
il bello di questo sport è che abbiamo dei numeri, bisogna imparare ad usarli, perché altrimenti si farebbe tutto in una realtà virtuale. Per fortuna la vera non è così. Dopodiché, il secondo fatto, una volta partiti, dobbiamo riuscire a portare la barca al meglio in base a tutto il lavoro di messa a punto che abbiamo fatto. Anche qui, con il navigatore, cercano di interpretare i dati in quel momento in modo da avvicinare il più possibile. Qui entra molto il navigatore come leader nella conduzione, perché il tattico si mette, tra virgolette, un pochino in disparte, comincia a guardare la situazione sul campo per decidere, in base a come è andata la partenza, se deve difendersi, se deve attaccare, se riesce ad andare dalla parte giusta. E a quel punto è fondamentale la supremazia del navigatore, che con i dati che ha in mano deve dare le indicazioni a chi porta la barca, se stiamo navigando bene, se non stiamo navigando bene, cosa sta succedendo. Ok? Adesso, insomma, ci sono altre cose poi nella gestione sempre della navigazione, quando ci avviciniamo alle line e a boa, di questo lascio parlare Alberto, insomma, che così ha una visione sempre di stratega, di strategia su quello che è il passo successivo. Sì, ovviamente l'approccio alle boe è sempre una zona molto delicata, perché sono lì che vanno a convergere tutti gli avversari. Dopo la navigazione libera, tra virgolette, nel nostro campo di regata, poi bisogna girare una boa, bisogna approcciare nel modo corretto, ma bisogna essere certi anche dei numeri e delle posizionamento delle boe. In tutto quello che ha parlato Lorenzo, avete già capito che di base ci deve essere anche un allenamento. Noi, per riuscire ad ottenere le informazioni precise che aiutano il nostro equipaggio a svolgere al meglio, anche il nostro tattico a scegliere il corretto posizionamento per una ley line, che può essere sopra ley line ma per sua decisione, ma deve essere consapevole e avere un dato certo sul quale decidere. Ci sono anche tutti quegli aspetti come il fatto di conoscere i tempi alle boe. Questo prevede che noi abbiamo studiato a tavolino il tipo di allenamento che abbiamo fatto durante il periodo invernale, e quindi sapere precisamente qual è la vela che useremo, ma questa cosa deriva da dei test precisi che il navigatore dovrà fare con tutto l'equipaggio, trovare gli esatti crossover delle vele, e quindi avere un dato certo su cosa dobbiamo decidere. Questo è quello che a noi serve, e noi vi spiegheremo come andremo a fare questi allenamenti per essere in grado di fare le scelte giuste al momento giusto. Quindi io qui mi fermerei, perché qui si entra dentro in un altro argomento, un'altra slide dove parlerà Alessandro, credo. Grazie Lorenzo, grazie Alberto. No, volevo solo ricordare a chi ci sta ascoltando che è possibile commentare o fare delle domande relativamente alla partecipazione al corso di navigazione tenuto appunto da Astra Yacht, lo potete mettere e alla fine avremo un momento in cui andremo a leggere e a proporre e a rispondere alle vostre domande. Ecco, era solo una precisazione tecnica. Adesso passiamo la parola a Sandro, che ci intratterrà sul ruolo del navigatore. Sì, chi è il navigatore? Abbiamo detto che negli ultimi anni a bordo delle imbarcazioni, soprattutto quelle meglio organizzate e anche un po' più grandi, dove una persona in più ci sta senza disturbare, è una figura che si trova sempre ed è determinante, perché abbiamo visto subito all'inizio come vengono gestite le partenze, con che precisione si riesce a partire sulla linea alla massima velocità, avendo un programma di navigazione che ci fornisce i dati esatti in modo da fare quello che si chiama il time distance, arrivare con tempo zero da bruciare alla massima velocità su questa linea immaginaria che nessuno vede tranne il giudice di linea. Ma per arrivare a questo livello di precisione, prima bisogna che il navigatore si prenda anche cura della strumentazione, dell'elettronica,
cioè deve verificare che l'elettronica sia sempre funzionante, se è adeguata per il tipo di informazioni che ci si aspetta da lui, perché una strumentazione non efficiente o non adeguata poi porta a una serie di errori e poi è il navigatore che si prende, diciamo, le parole. Quindi deve anche masticare un po' di elettronica, ma ripeto, non è che deve essere un ingegnere. Deve prendersi cura, come il tailor, io dico sempre, il tailor è quello che si controlla le vele e il navigatore è quello che si controlla gli strumenti. Non è possibile arrivare sulla partenza e scoprire che magari non funziona il vento, non funziona il log. Quindi deve prendersi cura dell'elettronica. Vedremo poi durante il corso, nello specifico, cosa bisogna fare e come va fatto. Un'altra cosa che di solito, se c'è il navigatore, si fa fare a lui, è uno studio dell'area della regata, che può essere bastone, ma può essere anche costiera. Esempio delle costiere, non si gira sempre delle boe gonfiabili, si possono girare delle secche, delle mete, quindi studiare i fondali, capire dove la barca può passare, se ci sono delle zone pericolose. E tutte queste cose, compresa anche un'analisi meteo. Il meteo oggigiorno, fornito da tutti i siti internet, è abbastanza alla portata di tutti. Però saper leggere i segnali che ci arrivano dalle nuvole, che ci arriva dal mare, dal cielo, in acqua, senza essere collegati a internet, è un vantaggio in più. Quindi un attimino sarebbe bene masticare anche un po' di meteorologia. Quindi il ruolo del navigatore è un ruolo poliedrico, ecco, mi piace dire così. Se fatto bene, nelle regate fa veramente la differenza. Oltre all'aiuto numerico, aiutare l'equipaggio a portare la barca sempre nei target, quindi avere una performance vicina al 100% sempre, aiuta anche nella scelta delle vele, aiuta nel timing delle manovre, informa l'equipaggio i tempi alle boe, quindi l'equipaggio si può preparare per tempo, sa già quale sarà l'andatura successiva, sempre in percorsi costieri, quindi partecipa alla scelta delle vele, è un ruolo veramente sfaccettato, richiede molta preparazione, molta concentrazione. In più, quando la regata finisce, tutti levano la barca e vanno via, il navigatore si prende appena tutti i dati che ha registrato durante la giornata e comincia a fare un lavoro di post-processing, chiamiamolo così. Dopo la regata comincia a costruirsi tutta una serie di grafici, di tabelle per verificare se le polari che aveva utilizzato, che aveva a disposizione fino a quel momento, erano attendibili. Cerca di capire se la barca non ha avuto il risultato sperato, quali possono essere le motivazioni. E da qui parte poi tutto un discorso successivo di interfacciamento con altre figure, come può essere il progettista, il velaio, che poi vedremo in seguito in modo un po' più dettagliato. Io andrei avanti. Eccoci qua, gli obiettivi del corso. Come avete capito dal nostro curriculum, a noi piace vincere, e per vincere abbiamo bisogno sempre di migliorare la nostra barca, sempre di avere un chiaro obiettivo di dove dobbiamo arrivare e possibilmente superarlo. Ci si confronta con i progettisti, ci si confronta con i velai, come aveva accennato Alessandro, ma fondamentalmente possiamo tranquillamente lavorare su noi stessi guardando le nostre performance e quindi confrontarle tra quello che dobbiamo fare e quello che riusciamo a fare. Sfruttare al massimo questi strumenti che abbiamo è il nostro goal. Io ho lavorato molto con ESA Regata, con Astra Yacht, per cui ho trovato molto utile lavorare con quello. Io, anche se non ricopro il ruolo di tattico, molto spesso mantengo monitorati i numeri della barca anche da randista, come spesso faccio, perché l'obiettivo di tutti è di navigare al meglio per dare poi al tattico le soluzioni migliori da adottare. Il navigatore fa parte integrante di tutto il gruppo, come il prodiere, come il tattico, come il timoniere. Il team vince, è il team che funziona, per cui non si può tralasciare una parte così importante della nostra barca. E per approfondire il ruolo del navigatore, credo che lascio la parola a Lorenzo, che insomma sa quanto me quanto è importante. Ecco,
Andando avanti col discorso di Alberto, ecco, avere un navigatore a bordo ha un gran vantaggio rispetto al di là di, appunto, di tutti gli upgrade, ecco, che possiamo fare, di avere quei dati precisi, ha lo scopo di tenere connesso tutto l'equipaggio. Mi spiego, rischiamo spesso sulle barche che una volta partiti la barca sia in mano al randista, al timoniere, al tattico, e gli altri in falchetta sono un pochino che si distraggono a tutto. Il navigatore invece, che continuamente, a me piace, abbia un ruolo di sovrascrittura di tutto quello che sta succedendo, parlando dei target, parlando di quello che potrà succedere, dando i tempi alle ley line, dando i tempi alle boe, tiene un pochino tutti sul essere pronti a quello che accadrà dopo, che è penso uno degli aspetti più importanti per vincere le regate. Cioè in qualsiasi ruolo uno deve essere sempre pronto a quello che sta succedendo. Faccio un esempio stupido: in caso, quando si sente il navigatore o che parla con il tattico e dice c'è un incrocio, cosa vogliamo fare, tutti devono aspettarsi un incrocio. Siamo tutti velisti, sanno che un incrocio si poggia dietro o si vira. Quindi la chiamata anche all'ultimo del tattico, perché le cose stanno cambiando, perché c'è una rotazione del vento, chiamata al navigatore, ognuno è pronto. Cioè quando sente il navigatore dire ci sarà un incrocio, si sa che ci sarà da fare una di queste due cose. E quindi tiene molto viva l'aspettativa di tutto. Secondo me, il gran vantaggio di poi usare un sistema come che stiamo cominciando, che si usa un po' da parecchio su qualsiasi sistema hardware che abbiamo a bordo, è questo dell'ESA Regata, che appunto riesce a dare in tempo reale tutti i dati, pur non avendo magari una specifica programma di questi più evoluti che prevede un PC, mentre su qualsiasi barca, anche dove ci sono 5 persone, uno che magari durante le manovre fa qualche altra, ha per esempio una scopa in mano, può essere incaricato di avere questo su un device normale una ottima analisi e gestione del ruolo del navigatore, che credetemi serve veramente tanto. Chiaramente per far questo c'è bisogno, non è così banale guardare un programma e vedere questi numeri, bisogna sapere cosa dire, come usarli. Ecco, questo, quindi lo scopo del corso è proprio questo, insomma, l'applicazione è facile da usare, però bisogna sapere nel momento che serve, che numero dare, che pagina guardare. Ecco, questo è uno appunto degli obiettivi fondamentali di questa iniziativa. Quindi adesso è subito. Bene, a chi è rivolto questo corso? Vorrei ricordarvi, parlo ai nostri professionisti che stanno parlando, che non dobbiamo dire tutto questa sera, perché se no, altrimenti il corso, magari uno non si iscrive perché ha già visto e ha sentito già tutto. In realtà non è così, ma era giusto per fare un po', dare un po' di brio alla serata. Ecco, qua ci sarà Sandro che ci spiegherà chi è rivolto. Sì, allora ho provato a pensare, è difficile fare un identikit del navigatore, no? Quello che mi sento di dire è che sicuramente il navigatore deve essere un buon velista, un velista di esperienza che ha già fatto parecchie regate, che sa come funziona una barca, come gira un equipaggio, quali sono le esigenze a bordo, e che abbia un po', come ho detto prima, un po' di dimestichezza con la strumentazione e con dispositivi elettronici, PC piuttosto che smartphone o tablet, dove effettivamente andrà a usare il programma o l'applicazione di navigazione. Io dico sempre che non è un corso per smanettoni o per elettronici, perché è difficile insegnare a uno smanettone del PC come si gestisce una regata, è molto semplice invece insegnare a un regattante, un velista, come si usa un'applicazione o un programma per PC. Quindi questo corso potrebbe essere interessante anche per i velisti esperti che vogliono approfondire l'approccio alle regate con un navigatore a bordo, per capire quanto questa figura possa essere loro d'aiuto nella gestione di una regata. Cioè, io non ho mai avuto un navigatore professionista e non mi sono mai posto certi problemi, non ho mai pensato che si possano avere certi tipi di informazioni con questo livello di precisione. A me è capitato di navigare con campioni
campioni anche olimpionici che mi prendevano da parte e mi dicevano: guarda, non dirmi niente perché a me dei numeri non interessa, io non ci credo, vado a naso. È un po' avvilente questo, perché ci si pone dei grossi limiti. Condurre una barca a sensazione, beh, se sei un campione talentuoso, quasi sempre, molto spesso ce la fai. Però ci sono tante situazioni in cui perdi un po' il filo, perdi un po' la bussola. E allora lì il navigatore, in questo caso, deve entrare non a gamba tesa, ma con un po' di diplomazia, credetemi, per me è faticoso, e cercare di riportare la barca nei target, interfacciandoci con persone che non sono abituate a questo tipo di navigazione, per queste informazioni. È un lavoro anche per loro, cioè, secondo me è un grande miglioramento anche per queste persone qui, è un'evoluzione. È rivolto ai velisti di ogni livello che vogliono approcciare, magari adesso va tanto di moda, sono molto frequentate le regate d'altura. Nella regata d'altura avere un approccio un attimino più scientifico alla regata può portare grossissimi vantaggi. Quindi sfruttare un programma di navigazione in una regata d'altura è veramente una cosa che io consiglio di provare. Può essere di interesse anche a quegli armatori, che siano clienti Astra o meno, che vogliono capire perché ho speso 6, 7, 8, 20 mila euro di strumentazione per avere solo la vestita del vento e la vestita della barca, mi sembra troppo. In effetti si possono fare tante, ma tante cose in più che senza il navigatore a bordo uno non riesce a cogliere. Oppure per utenti che stanno già usando il sistema esaregata, che però trovano qualche difficoltà o vogliono seguire un corso approfondito per acquisire maggior padronanza col sistema e scoprire tutti i trucchetti per tirarne fuori il meglio. Perché, come io dico sempre, esaregata è semplice ma non è banale. Bisogna avere tante volte un aiutino e ti fa capire tante cose che se ci sbatti la testa da solo magari hai più difficoltà a venirne fuori. Avrei concluso. Allora, le modalità di svolgimento di questo corso. Questo corso avrà due modalità, una teorica online, vista la situazione pandemica, che si farà nelle date del 14, 21, 28 e 4 gennaio e 4 febbraio, dalle 18.30 alle 20, indicativamente che sono dati molto variabili. Ovviamente se c'è una domanda di più, una domanda di meno, l'orario può venire modificato. Ci sarà la possibilità di avere delle interazioni tra chi partecipa all'evento, al corso in realtà, sia in video che in chat. Le lezioni vengono registrate, per cui uno che aderisce all'offerta del corso potrà in qualsiasi momento rivedersele. E potrà anche avere la trascrizione della lezione stessa una volta fatta, appunto. La fase 2 invece è la parte pratica a bordo. Ci sarà un weekend lungo, venerdì, sabato e domenica, dal 26 al 28 febbraio, compatibilmente con sempre con la situazione pandemica e con il meteo, perché anche questo è fondamentale per fare un lavoro di questo genere, e presso lo Yacht Club Hannibal, qui a Monfalcone. Se c'è la necessità, se ci sarà la necessità in realtà di avere clienti o corsisti, in questo caso di altre parti d'Italia, eventualmente si potrà pensare di poter farne un'altra in un'altra località più vicina, magari a dove ci sono più corsisti. Questo è quello che si dice per quanto riguarda le due fasi di programmazione di svolgimento del corso stesso. Per cui questo è, adesso io passerei alla slide successiva, dove sempre Alberti e Cossutti, che lo facciamo rivedere, eccolo qua, vi diranno un po' i contenuti della prima lezione. Sì, ok. Prego. Perché navigare coi dati l'abbiamo già abbastanza ben spiegato, e tutte le fasi della regata sono gestite in modo molto più scientifico e con una quantità di informazioni tale per cui si riesce a portare la barca al 100% e si fa anche meno strada. Perché faccio un esempio facile, una regata a bastone, due boline e due poppe, le regate ormai le sono tarate più o meno su una durata di un'ora. Allora diciamo il vantaggio di una bella partenza sulla linea
calcoliamo solo il tempo che potremmo perdere partendo in ritardo, senza le conseguenze di una posizione sbagliata, arretrata rispetto alla flotta. Quindi partire perfettamente sulla linea piuttosto che 5-10 secondi in ritardo, questo è già un guadagno. Navigare sui target, una perdita del 2%, che è pochissimo, in un'ora di regata sono 72 secondi, cioè un minuto e 12. Se io navigo il 2% in meno, perdo un minuto abbondante solo nella conduzione della barca. Andare esattamente in lane line, magari senza strumenti, solo a occhio con la bussola, vado oltre la lane line, butto via 20-30 secondi per ogni lane line. Quindi alla fine si arriva subito a risparmiare 2 minuti su un'ora di regata. Se voi guardate le classifiche di un campionato, tra il primo e l'ultimo, certe volte ci sono 2 minuti. Quindi è un guadagno enorme a navigare in questo modo qui. E poi nelle regate d'altura, per esempio, nelle regate d'altura il problema più grande è quello di portare per ore la barca sempre al 100%. Devo fare un bordo lungo di miglia. Anche qui, se la perdita del 2% era un minuto ogni ora, figuratevi cosa può succedere in una regata lunga. Quindi avere sempre il controllo delle performance. E poi, non ultimo, c'è la possibilità di analizzare, come già accennavo, a posteriori, a regata finita o a stagione finita, tutti i dati raccolti dell'imbarcazione per cominciare a programmare e vedere se la barca ha dei punti deboli e cominciare a programmare insieme al progettista modifiche o aggiornamenti. E quindi qui passo la parola a Maurizio, che è esperto in questo settore. Grazie Sandro, sì, esattamente. L'importanza di avere a disposizione dei dati affidabili della navigazione è importante non solo in mare, cosa di cui si è parlato fino adesso, ma anche a terra, nel senso che avere a disposizione questi dati serve sia al progettista per affinare i propri strumenti che poi al progettista stesso poter dare dei dati di ritorno all'equipaggio sia per sfruttare al meglio la propria barca che poi in un successivo possibile progetto di ottimizzazione e modifica della stessa, dove si siano visti ed evidenziati dei punti deboli durante le regate. Lo strumento pratico che si usa sono la tabella delle polari, che è quella che riassume le prestazioni previste della barca nelle varie condizioni di vento e alle varie andature. Queste vengono poi caricate sul sistema di navigazione della barca, analizzate dal navigatore e generano un flusso di informazioni sia verso l'equipaggio che di ritorno verso il progettista, che ha una grossa importanza nel miglioramento delle performance. In realtà è un processo che in scala enormemente maggiore, grazie anche al budget che hanno a disposizione, però ad esempio succede nella Formula 1, c'è questa persona chiave che nel nostro caso è il navigatore, che fa da tramite fra il pilota e l'ingegnere ai box o in fabbrica. Senza questo filtro è difficile trasformare e portare le sensazioni del pilota in numeri ed avere poi un impatto sui miglioramenti della barca. Quindi, come dicevamo, avere a disposizione questi dati e avere qualcuno che li analizza, perché dagli strumenti abbiamo un numero infinito di punti, di numeri che vanno ripuliti, preparati e resi utilizzabili, e oltretutto il navigatore ha il compito di pulire e individuare delle situazioni al contorno che possano inficiare questi dati. Ad esempio, a me è successo navigando, un esempio pratico, a qualche anno fa a Palma, la barca su cui navigavo aveva delle prestazioni abbastanza diverse, mura dritta, mura sinistra, e il navigatore in quel caso mi ha detto: guarda che è abbastanza normale, perché le condizioni orografiche qui, il wind shear e le
condizioni al contorno fanno sì che su un bordo si vada normalmente meglio che sull'altro. Questi dati che il navigatore di livello riesce a filtrare sono assolutamente di importanza fondamentale. E chiaramente ci sono diversi tipi di polari, alcuni di facile reperimento come quello del certificato ORC, poi ci sono quelli dei progettisti, ma queste sono cose che potremo approfondire con chi avrà voglia di seguirci nelle lezioni. Sì, l'ultimo punto, che era il ruolo del navigatore, è stato illustrato in precedenza cosa il tattico, il timoniere, i teleregolatori si aspettano dal navigatore durante la regata. Vedremo nello specifico anche quali sono i compiti del navigatore prima della regata, a terra, in allenamento, durante la regata e anche dopo, come abbiamo visto. Parleremo di quali strumenti necessita il navigatore e tutto il supporto che poi lui può dare alla preparazione della barca, della regata e dell'equipaggio. Ecco, prendiamo poi sempre un altro punto nella lezione 2, sarà affrontato l'analisi della conduzione, quindi insegneremo e faremo vedere come praticamente vanno usati da chi porta la barca, timoniere, tattico, randista, tailer, un pochino tutti, come usare i dati proprio per sia proprio nel momento reale, quindi mentre si naviga, che con la gestione, diciamo, della raccolta dati che viene fatta la sera, e avere proprio un'analisi di come si è portato la barca e su cosa si può migliorare. Ecco, quindi questo è il mio consiglio per appunto di partecipare a questo corso, proprio perché, come ha detto prima Alessandro, usarlo può sembrare semplice, ma usarlo nel modo corretto, usare tutte le potenzialità, insomma, bisogna sfruttare un pochino l'esperienza di chi va in barca e di chi quindi sa un po' dire come usarli. Stesso discorso per la gestione della partenza, insomma, vedere il tempo da bruciare e il tempo che manca alla linea è facile, lo può vedere chiunque. Come usarlo prevede appunto un pochino di esperienza e di qualche piccolo trucco e suggerimento. Quindi, insomma, per questo motivo abbiamo deciso di cercare di dare queste proprio i termini per poter usare al meglio questo programma. Sì, c'è il punto di calibrazione strumenti che è fondamentale, perché affinché noi ci possiamo fidare dei dati che il navigatore ci dà, e i dati li prende la strumentazione di bordo, quindi se la strumentazione di bordo non è perfettamente calibrata, tutte le informazioni che ne seguono non saranno corrette. Questo ci porterà a sbagliare le line, con grande disappunto del tattico, oppure a sbagliare la partenza. Quindi la calibrazione degli strumenti è una procedura che va fatta e va ripetuta e va costantemente tenuta sotto controllo. Vedremo quali sono i tips, quali sono i trucchetti che si attuano per avere una strumentazione sempre calibrata e cosa fare eventualmente per aggiornare la strumentazione di bordo se non ci permette di avere i dati con un livello di precisione desiderato. Bene, passerei alla slide successiva, per cui Alberto e Lorenzo. Sì, la pianificazione del percorso, no? Noi abbiamo in un campionato spesso abbiamo delle regate a bastone, quindi come parlava Alessandro, da concentrarci in un'ora di regata, oppure delle regate costiere o anche lunghe, quindi affrontando anche delle transizioni di vento di notte. Molto importante riuscire a pianificare al meglio, e questo vuol dire che in una giornata di brezza leggera potremmo anche decidere per un assetto molto leggero di bordo, quindi cercare di migliorare al massimo le nostre performance alleggerendo al massimo la nostra barca. Certo che l'approccio invece a una regata offshore, dove abbiamo delle transizioni di notte e dove molto spesso anche
siamo costretti a portare tutte le vele a bordo per questioni di regolamento, ma ciò ci può aiutare a gestire al meglio gli indumenti da portare, l'acqua da portare a bordo, che tipo di alimentazione andremo a fare. E quindi questa vi andremo a spiegare durante questa lezione come approcciamo alle due tipi di regata. Mentre passerei la parte del posizionamento sul campo a Lorenzo, che come vi aveva già accennato nelle partenze, poi bisogna andare avanti e quindi bisogna andare sul campo. Ecco, ripeto, il ruolo del navigatore e quindi la preparazione del navigatore può dare un grosso aiuto al tattico a capire esattamente come si è messi sul campo di regata, perché il tattico, diciamo, è sempre quella testa fuori, vede dove è la boa, però diciamo, le linee non sono disegnate in acqua, insomma spesso si ha difficoltà a vedere, spesso si è molto, come nel ruolo del tattico, impegnati in un duello con una barca vicina per cercare di riuscire a liberarsi da virata, piuttosto fare quello che si può dopo. Proprio per questo è fondamentale che il navigatore dia l'esatto posizionamento sul campo di regata, e anche questo sembra quasi che ci ripetiamo, ecco, non navighiamo su una strada con Google Map, possiamo vedere sul nostro bel computer dove siamo, la posizione, la velocità, però dopo come dare questi dati in modo corretto al tattico è una cosa che, insomma, che bisogna un attimino imparare, ecco. Quindi questo è un altro scopo di questo corso, quindi saper leggere i numeri che ci vengono dati proprio di posizionamento sul campo di regata usando un software di navigazione. Altro punto, appunto, che adesso lascio di nuovo ad Alberto, è sempre che è un pochino nel particolare questo che ho detto del posizionamento del campo di regata, che serve ad aiutare il tattico appunto a decidere quando virare o meno, è la gestione delle ley line. Sì, esattamente Lorenzo, da tattici molto spesso appena abbiamo girato una boa incominciamo già a chiedere quanto manca la lei di dritta, quanto manca quella di sinistra, questo perché ci disegniamo molto spesso dentro la nostra testa il nostro posizionamento in questo campo che dobbiamo sfruttare al meglio per arrivare prima degli altri alla nostra boa di bolina, ma sapendo che ci sono anche gli altri, quando arriviamo vicino a delle ley line, avere il navigatore che ti riesce a dire se è a un incrocio puoi andare oltre, passargli dietro o devi virare sotto perché sei già arrivato in ley line, questo è un aiuto fondamentale per non bruciare quei 20 secondi, quei 30 secondi o ancor peggio, perché sbagliando una ley line spesso arrivi sotto la boa e sei costretto a virare ed entrare a mura sinistre in una boa affollata diventa molto molto difficile, per cui questo sarà un processo che vi spiegheremo come approcciare al meglio. Bene, allora passiamo alla lezione 4 dove Maurizio e Alessandro e io stesso vi diremo cosa faremo. Gestione delle classifiche. Voi sapete che durante una regata sapere in qualsiasi momento, in qualsiasi punto del percorso, quanto distanti siamo in tempo, non solo in reale, ma ovviamente perché noi facciamo le regate a tempo, per cui se noi diamo come navigatori, diamo un dato allo stratega o al tattico che abbiamo a bordo di qual è il gap che ci separa dal concorrente che ci serve per la classifica, oppure quello prima o quello dopo, è fondamentale. Per cui questo si può fare sapendo esattamente con le condizioni di vento che ci sono nel momento in cui stiamo navigando e con i numeri che i certificati ci danno, quanto dobbiamo pagare o quanto ci pagano in termini di tempo gli altri avversari. Questa è una cosa che andremo a fare attraverso la spiegazione di quello che sono anche i metodi con i quali vengono poi fatte le classifiche.
E per questo bisogna andare a approfondire appunto nel discorso della gestione proprio delle classifiche. Ci sono due sistemi, che è l'Org Scorer e l'altro dell'UVAI, che adesso chiaramente non ricordo, ma vi sarà detto. E a questo punto parliamo dell'uso di ESA Data Polar. Alessandro. No, Maurizio. Sì, in realtà è qualcosa che a me arriva dal navigatore, quindi forse Alessandro è più ferrato in questo argomento. Io arrivo un po' a valle di questo set di analisi e correzioni. D'accordo, quindi praticamente verrà spiegato cosa fare di tutta questa mole di dati che il sistema raccoglie durante la navigazione. A ogni secondo vengono letti tutti i dati in arrivo dai sensori e tutti i dati calcolati dal programma di navigazione. Cosa ce ne facciamo? Vi verrà mostrato come usarli, come possono essere usati anche per fare un'analisi poi delle tarature dei sensori, degli strumenti, e come possono venire usate per validare o modificare le tabelle delle polari o le nostre sail chart. E tutto questo usando il sistema ESA Regata, verrà spiegato in particolare come funziona. Per chi non lo conosce, ESA Regata è nato con l'obiettivo di rendere più semplici gli strumenti fino ad ora disponibili ai navigatori. Gli altri sistemi di navigazione richiedono un PC, richiedono un programma, richiedono una certa capacità di uso. ESA Regata raccoglie tutte le informazioni che danno i normali sistemi di navigazione in un'app e un dispositivo portatile, un iPhone, un tablet, dispositivi che ormai fanno parte del nostro quotidiano, i quali abbiamo molta dimestichezza. E quindi diciamo che l'obiettivo con cui è nato ESA Regata, che era avvicinare alla navigazione degli aspiranti navigatori non professionisti, secondo me è stato centrato talmente bene che io adesso da qualche anno a questa parte, nelle regate di qualsiasi livello, uso praticamente solo ESA Regata, perché mi dà il stesso grado di affidabilità con una semplicità di utilizzo molto più elevata, e anche la comodità di non dover avere sempre in mano un display, un computer, ma di avere magari un cellulare messo al polso, mi lascia le mani libere per poter intervenire anche nelle manovre, barche più piccole. Quindi vedremo come usarlo a livello molto approfondito, perché lo slogan è banale, cioè semplice ma non banale. Quindi l'esperienza di chi lo usa da tanti anni e continua a svilupparlo, secondo me, può essere decisiva. Bene, allora la parte pratica, come dicevo prima, la parte pratica ci sarà nel weekend, da qui al Yacht Club Hannibal, l'accoglienza dei partecipanti, un briefing, un'uscita in barca, dove verranno applicate tutte le cose appunto che verranno dimostrate nel corso stesso. Direi che una cosa che è importante in questa fase, anche proprio nella parte pratica, sarà proprio la taratura degli strumenti, ovvero vedere visivamente e tecnicamente come si fa e come si fanno le tarature degli strumenti, che è cosa che abbiamo appena dibattuto, che comunque è molto molto importante. Al rientro c'è un debriefing, il sabato la stessa cosa con il debriefing. Uscita di domenica, ci sarà l'uscita ovviamente sempre su quegli stessi argomenti, la barca che sarà utilizzata sarà un M37 Scandalo, che monta, che lo vedete anche in foto, e monta tutta la strumentazione Astra abbinata con BDO, che è partner tecnico di Astra. E anche domenica appunto ci sarà l'uscita e il debriefing e la chiusura del corso. Questo è quello che tecnicamente verrà fatto domenica, nel weekend appunto della parte pratica. Comunque anche qua staremo molto attenti a quello che può essere il meteo, per cui anche lì dovremmo vedere di trovare un weekend giusto, perché sarà molto importante che questa parte venga trattata nel migliore dei modi, perché si può stare sulla scrivania o sul computer tutta la settimana, ma se poi non si applica quello che viene dimostrato e detto, alla fine
la cosa non prende forma. Ecco, direi che a questo punto possiamo passare alla slide successiva e requisiti di partecipazione. Su questo ci sarebbe anche una domanda. Johnny Laporta dice: grazie per la presentazione, io vorrei chiedere se si può spiegare bene quali sono le competenze di base richieste per poter comprendere le lezioni. Sono un dilettante e, ecco qua la seconda parte, non vorrei perdere pezzi dell'insegnamento in caso. Ecco qua, chi risponde? Risponde Lorenzo, scusate un attimo, sì, Lorenzo e Alberto. Ecco. Ecco, sicuramente diciamo il requisito di base per riuscire un attimino è avere quindi scaricato con anticipo il software ESA, di cui si trova comunque tutte i tutorial sul sito, se vi collegate al sito vedete tutto, e avere un attimino almeno di conoscenza di quelle che sono le pagine, e quindi un attimino, insomma, si tratta di mettersi lì e guardare il funzionamento dell'applicazione, perché quello è, come dicevo prima, è semplice, cioè uno lo impara veloce, vede le varie pagine, tutti i dati che può mettere nelle pagine. Una volta avuta questa conoscenza, uno non è così, non perde tempo quando noi diremo bisogna visualizzare questo dato e usarlo in questo modo, ecco. E quindi, insomma, la competenza di base, e questo l'aveva già detto appunto anche Alessandro, che l'importante è sapere di che applicazione si parla, di che cosa, e quindi averla già vista, aver già guardato le varie directory e tutte le pagine disponibili. Dopodiché, su come usarle al meglio, questo sarà proprio lo scopo del corso. Quindi, ecco, è richiesto almeno averla già scaricata sul device, aver preso coscienza di che cos'è. Un'altra cosa che ho visto qualche domanda, insomma, in cui mi sento un po' di rispondere, è che sicuramente nel corso viene anche spiegato, ovviamente, come qualche nozione di hardware, su come un attimino fare almeno il collegamento di base della centralina GAMP, questo insomma Alberto e Alessandro adesso vi daranno ulteriori indicazioni. Sì, Lorenzo, di fatto quello che è necessario, insomma, è consigliato che voi abbiate scaricato, come diceva, l'app gratuita del programma ESA Regata. Come vedrete ci sono varie pagine, c'è quella della partenza, ci sono quelle delle performance di bolina e di poppa, e poi ci sono anche le performance, le polar, chiamate così, quando non si va di bolina di poppa. E poi c'è il pro, che per chi si iscrive al corso verrà liberalizzato, quindi sarete veramente voi a digitare, a posizionare le boe, a leggerne tutti i valori che io e Lorenzo vi andremo a chiedere in qualità di tattici, via dicendo. Quindi certo, un minimo di dimestichezza ci vuole. Sì, dimenticavo prima di dire che nella parte pratica effettivamente verranno utilizzati i propri smartphone, i propri iPad, perché così uno ha proprio la percezione proprio sul suo strumento di quello che sta succedendo. Ecco, è una fase importante. E mi dicono dalla regia che avremo anche la versione Pro da provare in questa di Astra Pro, l'ultima versione, che è una novità che verrà messa sul mercato dopo il nostro corso. Ecco, questa era una cosa da precisare. Bene, diremo che questa slide ha fatto la sua giusto utilizzo. Come iscriversi? Basta compilare il form sulla pagina di www.astrayacht.com, si va nella parte Academy, e ci sarà il corso navigatorio, appunto, dove ci si può iscrivere, oppure scrivere a info@astrayacht.com. I costi sono 200 euro solo per la parte teorica e 500 teorica e pratica. Queste sono le modalità. A questo punto io direi di introdurre un po' tutti gli attori di questa serata.
Se ci sono domande, io ho letto qualcosa, adesso ve le propongo in questa fase, aspettate un attimo. Sì, Filippo Traversa dice che non viene trattata la cosa che mi interessa di più, come si collegano gli strumenti di bordo al gran peso e come si tala col computer, se si può prevedere se è un argomento, non lo è, e così via. Io direi che questa è una parte fondamentale, per cui sicuramente rispondo io, ma penso che interpreto un po' tutto quello che tutti quelli che sono qua, sicuramente ci sarà e fa parte proprio anche della parte pratica che seguirò anche in particolare. Per cui sicuramente sì. Ecco, non ci sono altre domande, aspettate che vedo se c'è qualcosa dell'ultimo momento. I dati per bonifico qualcuno dice, però quelli non li diamo in diretta. Ok, non lo so, volete aggiungere qualcos'altro voi? Sì, io volevo dire una cosa, comunque iscriversi a questo corso vi permetterà anche di parlare con noi e di farci delle domande che adesso avete in mente, ma in questo momento non siamo qui a rispondere perché non andiamo sullo specifico, per cui questo è solo un assaggio, ci saranno molte più informazioni durante il corso. Sì. Ecco, sì, volevo dire appunto lo scopo del corso. Quindi è anche quello di insegnare a come risolvere il piccolo problema che ognuno ha quando non si collega il computer, non si collega la scheda GAMP, perché ci sono mille problemi. Quindi, insomma, nella parte pratica verranno insegnati quei piccoli trucchi da risolvere proprio durante la regata, durante l'utilizzo, per insomma le piccole cose che possono succedere ogni momento, quindi un motivo in più a partecipare, ripeto, non è il sistema di navigazione, è proprio importante imparare ad usarlo insieme anche a tutte le strategie per risolvere i problemi. Insomma, le regate le vince il primo, quello che ha meno problemi, non quello che non li ha. Vero. Bene, allora volevo ancora aggiungere che la battuta di prima del bonifico, tutti i dati per i bonifici ovviamente sono nella pagina di Astra IOT, come dicevo prima, e naturalmente sono ben descritti, si può pagare attraverso PayPal o bonifico. L'iscrizione entro quando? C'è anche questa domanda. Diremmo che sarebbe opportuno che le iscrizioni venissero fatte entro fine anno, i primi giorni del prossimo mese, per poter organizzarci al meglio, che queste sono le tempistiche. Se non ci sono altre cose interessanti da dire, io direi che è passato un'ora, avevamo messo il target di un'ora, adesso abbiamo un'ora e tre minuti, siamo perfettamente nei tempi, direi che ce l'abbiamo fatta. Per cui saluterei tutti, vi ringrazio tutti dell'ascolto, siete stati veramente tanti e siete stati anche molto interattivi. Vi ringrazio a nome di Astra IOT, vi ringrazio a nome di NARC, che su questo canale magari ulteriormente vi daremo notizie prossimamente di quello che sarà il programma di NARC 2021. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, buonasera. A presto. Buonasera a tutti.